Buongiorno, siamo con l'avvocato Dino Caudullo, parliamo della vicenda dei diplomati magistrali. Buongiorno a tutti. In tempo record è stata depositata la sentenza da parte dell'udienza plenaria del Consiglio di Stato dopo l'udienza del 20 febbraio scorso. Sostanzialmente la sentenza ripercorre gli argomenti già enunciati nella sentenza del 2017 e in primis quello che più fa scalpore nega il valore abilitante del diploma magistrale, ribadendo che il diploma conseguito entro il 2001-2002 avrebbe valore legale solo ai fini della partecipazione al concorso a cattedre. Gli altri argomenti sono prettamente di natura processuale. Sostanzialmente l'adunanza plenaria ribadisce che le precedenti pronunce di annullamento del DM235 avevano efficacia solo nei confronti dei singoli ricorrenti e non efficacia generale, e ciò deriverebbe dalla natura di atto generale, di atto amministrativo collettivo dei DM di aggiornamento delle graduatorie. Questi sono i punti essenziali della sentenza, che è molto articolata nella sua motivazione, ma che, ripeto, di fatto ribadisce ciò che era stato detto. In ultimo, il Consiglio di Stato non aderisce alla tesi che tendeva a circoscrivere gli effetti della sentenza ai soli ricorsi incardinati successivamente, quindi gli effetti di queste pronunce dovrebbero andare a cascata su tutti i giudizi in corso. Che riguarda la sentenza? I soggetti coinvolti sicuramente sono tutti coloro i quali hanno ancora pendente un giudizio o in primo o in secondo grado, in quanto i principi di diritto verranno recepiti sia dal Tribunale amministrativo in primo grado che dal Consiglio di Stato in appello. Gli unici soggetti fatti salvi da questa pronuncia, così come l'erano da quella del 2017, sono coloro i quali avevano ottenuto delle sentenze definitive passate in giudicato e pertanto non possono più essere coinvolti da questa pronuncia. E adesso cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, adesso giorno 12 c'è l'udienza innanzi alle sezioni della Cassazione, dove si discuterà il ricorso proprio proposto contro la sentenza numero 11 del 2017 del Consiglio di Stato, ricorso nel quale si è rilevato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato e pertanto l'ultima parola passa alla Corte di Cassazione. Dico l'ultima parola lasciando sempre un margine di possibilità di un intervento politico che finora non è stato affatto efficace, perché il concorso straordinario sostanzialmente non solo non risolverà il problema, ma lo affronta in maniera del tutto marginale, perché lascia fuori la stragrande maggioranza dei soggetti interessati. Molto bene, grazie avvocato Caudullo. Grazie a voi.